mandare un'altra suora oggi. Attenzione, qui Costa del Sole, Lady Chaplin è con noi. L'operazione può continuare. No, 077, è assurdo, ridicolo. La Marina non può più perdere tempo dietro un relitto affondato da 4 anni a quella profondità. Tocca a noi occuparcene. Però il Thresher non è un relitto qualsiasi. D'accordo, era un sottomarino atomico. Era anche uno dei motivi d'orgoglio degli Stati Uniti. Era quello che vuoi, ma era, capisci? Oggi è solo un relitto in fondo agli abissi marini. È sempre un segreto militare di grande importanza e ha un grosso valore materiale. Più o meno il Thresher vale 100 milioni di dollari. Già. Denaro perduto come quello che spenderemmo per ricercarlo, inseguendo le correnti sottomarine. L'unico a guadagnarci sarà questo signor Zoltan, l'armatore. No, no, lui non ha bisogno del nostro denaro, fortunatamente. Ne ha già molto per conto suo. Ma è un tecnico che può esserci di grande aiuto. Con i recuperi marittimi ha fatto una fortuna. Quasi come noi, con lo stipendio che ci passa lo Stato.
progresso dei nostri studi biologici, fisici, chimici sulle acque marine ha suscitato ammirazione e interesse nel mondo scientifico. Questo progresso è dovuto alla Fondazione Zoltan, ossia a Ken Zoltan, il nostro grande mecenate. E ancora una volta ha stanziato una notevole somma. E noi oggi siamo qui a ringraziarlo per questo nuovo dono, che sarà devoluto a una borsa di studio per gli studenti di talassologia. Perdonatemi, ma ho da sbrigare un'importante seccatura. Continuate pure. E adesso, signore e signori, il professor Wagner leggerà la sua relazione sull'attività svolta dalla nostra fondazione. E tutti i rilevamenti della Marina hanno dato il sommergibile per scomparso. Vediamo se ricordo bene. Il Thresher è affondato più o meno qui, in questa zona. Sono circa 7.000 piedi di profondità. Un recupero è impossibile, almeno con i mezzi attuali. Sigaro? Grazie. Prego. No, grazie. E poi c'è un altro fattore. La zona è ricca di fortissime correnti sottomarine. No, no, signor Eston. È facile che il relitto si sia spostato. Solo la Marina, se cercherà ancora, potrà ritrovarlo. Non ne siete convinti? Ero convinto anche prima di venire qui, purtroppo. Tuttavia, è accaduta una cosa strana. In Spagna. In Spagna? Non capisco. Nemmeno noi per il momento. Ma due falsi monaci sono stati uccisi. E un terzo che era con loro e che sembrava sparito è ricomparso. Vuole parlarci. Ha una piastrina. La piastrina di riconoscimento di un ufficiale del Thresher. Chiede denaro. Beh, io non mi intendo di queste cose, diciamo, da servizio segreto. Voi ve ne intendete più di me. E saprete certamente se vale la pena di spenderlo. Vorrei che non fosse speso male, perché in un certo senso è anche denaro mio. Non avete idea di quante tasse mi fa pagare lo zio Sam. Ecco perché sono costretto a non trascurare mai i miei impegni. Scusate. Signorina, fate preparare l'auto. Parto fra un'ora. Vado in Europa. Comunque, signori, sono sempre a vostra disposizione. Vi lascio ai vostri misteri e torno alle mie realtà. Ma qui, al mio ufficio, sanno sempre come rintracciarmi. Arrivederci, signor Eston. Arrivederci, Mr. Zoltan. Arrivederci. Signorina, l'ufficio propaganda di Madrid. Che cosa ne pensi? Cerco di capire perché un uomo ricco come quello abbia ancora voglia di lavorare. È la voglia di lavorare che lo ha fatto diventare ricco. Non è solo questo, è che gli piace sentirsi potente. Conosco il tipo. Intanto se ne va in Europa. Altra vita, altre donne. Se ti piace tanto l'Europa, con mio grande dispiacere ti faccio contento. Partirai subito per Madrid. Zoltan non ha convinto neanche voi allora. No, non è questo. È che voglio vederci più chiaro in quella faccenda dei falsi monaci. E voglio avere quella piastrina di riconoscimento. Ciao, grand'uomo. Ciao, Jacqueline. È uno dei corridori, sei il primo a sinistra. 140, 140! Vale! Oh,
vale la pena di tentare. È ferito, chiamate un'ambulanza. Qualcosa? No, niente. Quelli non parleranno più ormai. Dovresti dare un'occhiata nella zona intorno alla plaza. Dov'è? E il nostro uomo? È ancora vivo, per fortuna. Potrà parlare non appena l'avranno medicato. È all'ospedale anglo-americano sotto controllo della polizia spagnola. Quando potremo interrogarlo? Niente fretta, commissario. Sarà a vostra disposizione fra un paio d'ore. È ancora sotto l'effetto dello shock. C'è anche l'ambasciata americana di mezzo. La reazione del ferito potrebbe essere tale da portare a complicazioni gravi. E io non posso assumerne la responsabilità. Sì. Bisogna aspettare. C'è vostra moglie al telefono. Scusi. Prego. Ah.
Posso aiutarvi? Certo, giovanotto, è sempre un piacere avere un cavaliere. Perché mi guardate così? Ho la patente dopo tutto. Permettete? Ai! Oh, vi siete fatta male, mi dispiace. Non è nulla, un graffio. Non si può entrare. Ordine del commissario. Ma io devo... Un momento. Secondo corridoio. Siete Dick Malloy, non è vero? Sì, perché? Ho una cattiva notizia da darvi. L'uomo con cui volevate parlare è stato ucciso. Ucciso? Dove? Proprio sotto i nostri occhi. Non so come. L'agente di guardia è stato atterrato. Devo dire che ci hanno giocati come bambini. Ma abbiamo bloccato tutto l'ospedale. Nessuno è uscito di qui. Sono certo che acciufferemo l'assassino. No, qualcuno è uscito, una vecchia signora. Una vecchia signora? Abbiamo chiuso la partita con quei traditori. Bene, anche l'ultimo non parlerà più. Da falsi frati a cadaveri veri. Bel colpo. È tutto pronto? Sì, ho fatto iniziare il defilé. Qualcuno ha chiesto di te, ma ho detto che eri occupata con gli ultimi ritocchi. Bene, dobbiamo sbrigarci. Che hai fatto alla mano? Ah, un graffio. Mettimici qualcosa. State tranquillo, la ritroveremo. Non ci sono molte Rolls Royce a Madrid. Sì? Bene. Allora? Che vi dicevo, l'hanno trovata. Dove? Davanti all'hotel Luz Palacio. Il commissario Solera è già lì. Preferirei arrivare senza troppa pubblicità. Come volete. Signora, lì dentro? Sì. Tenetevi pronti. Che bella sorpresa, commissario. Sono contento di avervi con noi. Festeggiamo il compleanno di mia madre. La conoscete, vero? Sì. No, però... Tanti auguri, signora. Eccellenza, scusatemi, veramente non è qui che avrei dovuto trovarmi. No, no, non vi disturbate, me ne vado subito. Con permessa, eccellenza. Allora? Sì, la vecchia signora era proprio come me l'avevate descritta. Ebbene? Ma si dà il caso che sia la madre del più importante dei miei superiori. Ah, buona come trovata. Molto divertente, eh? Non appena avrete scoperto che la regina d'Inghilterra è implicata a sua volta nella faccenda, fatemelo sapere. Arrivederci. Un momento. Ah! Va bene, arrivederci. Spero che vada tutto bene. Signorina Arabel, grazie dei fiori. Ancora auguri, contessa. Verrete al defilé? Ho convinto mio figlio a portarmici per un momento. Spero che non vi deluderà. Al contrario. Grazie, contessa. Teniamo molto al vostro giudizio. Certo, arrivederci. Ehi, ragazzo. Chi è quella bionda? È Lady Arabel Chaplin, la proprietaria della casa di moda. Fa un defilé nel salone. Grazie. E niente, signore. Signorina Costanza Day al telefono.
Signorina Costance Day al telefono. Lo conosci quello? Era all'ospedale, forse è un poliziotto. Signorina Day al telefono. Torno subito. Raffaele e gli altri ragazzi sono stati uccisi. Da chi? Non si sa, ma ora dobbiamo occuparci di Hillary, è di là che ci aspetta. Avrei preferito incontrarlo in un posto meno frequentato. Mr. McKenzie, al telefono. Mr. McKenzie, al telefono. Allora. È impossibile. Quel che mi chiedete... è troppo. Così voi non volete proprio aiutarci? Vi aiuto già non denunciando la vostra richiesta. Sapete che accadrebbe? Accadrebbe solo che vi trovereste costretto a spiegare al vostro governo l'origine dei vostri debiti. Smettetela. Sull'altro piatto della bilancia invece debiti annullati, storia dimenticata e 10.000 sterline per evitare di mettervi ancora nei pasticci. Siete uno sciocco, Sir Hillary. Non avete scelta e lo sapete. Resta bene. Quando deve essere? Così va meglio. Diciamo fra 3 giorni a Londra. Non avrò il tempo. Lo avrete, lo avrete. Arrivederci a presto, Sir Hillary. Lieto di conoscervi, Lady Chaplin. Perdonate se sono entrato senza permesso, ma volevo offrirvi questi. Divertente. Chi siete? Diciamo un esperto di moda che si interessa ai vostri modelli. Ah, davvero? Non parlo di affari nella mia stanza. E ora vi prego di uscire, mi devo cambiare. Fate, fate pure. Che ne direste di andare a pranzo insieme, così potremmo parlare? O forse qualche motivo ve l'impedisce? Di motivi ce ne sono moltissimi, infatti. Sì, anche questo. È la puntura di un ago. Ha fatto infezione e mi dà un po' di febbre. Ora volete andarvene o preferite che chiami qualcuno per cacciarvi fuori? No, d'accordo. Me ne vado. Ma prima vorrei controllare una cosa. Sono sicuro che non me lo impedirete. Come osate? Molte curve e tutte al punto giusto. Come pensavo, non siete né vecchia né brutta. Né tantomeno paralitiche. Rimanderemo il nostro pranzo a un'altra occasione. Datemi il 23478. Sì, subito. 23478 Villa Daphne. Pronto? Un momento. Scusi, signorina. Parlate. Il mio telefono non funziona. Non funziona? Vorrei sapere se la Discepoli mi ha chiamato. Il mio nome è Malloy. No, signore. Ha chiamato proprio ora un'altra persona. Ah, sì? E chi? Non so, signore. Ha chiesto Villa Daphne. E dove si trova questa Villa Daphne? A giudicare dal numero sulla carretera Corugna. Ah, è molto lontana da qui? Non so, signore. Bene, allora chiami la mia stanza, così controlliamo il telefono, eh? Pronto? Sì? Che c'entra Villa Daphne col suo telefono? Perdónala, señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado tus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, señor, y sin embargo... Sei un emoto divertente. Tres. Grazie, senti. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa.
Porti il tuo Gengis Khan a terra, Zoltan. Ne sei certo? Accetto ancora scommesse. $5,000? D'accordo. È uno spettacolo orribile. Ma è il mio spettacolo preferito. Sono nato sotto il segno dello scorpione e ho un grande rispetto per questi animali. Possono uccidere in pochi secondi. E tu non li temi, Zoltan? Niente affatto, anzi al contrario. Li porto sempre con me. Sono i miei portafortuna. Gengis Khan ha vinto. Pronto a darti la rivincita. No, no, grazie. Ne ho abbastanza di quell'assassino. Sbaglio, ci siamo già conosciuti. Sì, a New York, con il mio capo, Weston, della CIA.
Sì, ricordo, l'ultima volta aveste almeno il buon gusto di farvi annunciare. Sono qui per incarico del mio principale, ma il vostro cane da guardia non mi ha lasciato il tempo di parlare. Eston aspetta una telefonata a New York. Capisco. Mi dispiace per quello che è accaduto. Purtroppo ho dei segreti industriali da difendere, è un mio diritto. Ma non pensiamoci più. Venite in casa. Prego. La direttrice della mia casa di mode, Arabel Chaplin. Ma ci conosciamo già. Se non sbaglio, mi avete detto di essere un esperto di mode. Ogni mezzo è buono per conoscere una bella donna. Se potete dirmi cosa vuole da me, Aston, io... Vuole parlarvi direttamente. Posso chiamarlo? Certo. Ecco il telefono. Così saprà che siete qui con me. Prego. Pronto? Malloy, che diavolo fai? Ti sto cercando dappertutto. Cosa? Zoltan? Sì, per conto mio la faccenda del Thrasher non è più un mistero ormai. Che non sia più un mistero lo so anch'io. Ora fa le tue scuse a Zoltan e torna subito a New York. Il Thrasher è stato localizzato. Sta ancora in fondo al mare. Le correnti marine lo avevano spostato. Capito? Come? Siete sicuro? Un momento, capo. Bene, il Thrasher è già stato localizzato. Aston vi ringrazia. E quindi non c'è più motivo di disturbarvi. Era come prevedevo io. Ma voi non mi sembrate contento. Anzi, ne sono contentissimo. Comunque non vi permetterò di andarvene. Restate a farci un po' di compagnia. Grazie, molto gentile, ma sarà per un'altra volta. Non ci sarà. Un'altra volta. Ci sarà, ci sarà. Ne sono sicuro. Mi avevate invitata a pranzo, dimenticate? Contateci senz'altro, per la prossima occasione, a meno che... A meno che? Non abbiate cambiato idea quando ci rivedremo. Farti riconoscere è stato un errore. Un puro caso. Si può prevedere tutto, Zoltan, ma non il destino. Ti pare? Qualche volta il destino si può programmare. Il destino degli altri, come di questo Malloy, per esempio. Non credo che vivrà a lungo. Ho già detto che ormai il Thrasher è stato localizzato. Era stato spostato da una forte corrente sottomarina. Il Thrasher è un altro relitto qualsiasi. Il Thrasher? E comunque non ho fondi da buttar via per le tue allucinazioni. L'incidente sulla strada per Madrid, un'altra delle mie allucinazioni? Che fai adesso, i giochi di prestigio? L'ho preso a Madrid, nel laboratorio della villa di Zoltan. A contatto dell'acqua si trasforma in una materia spugnosa che aumenta incredibilmente di volume. Con questo hanno tirato su il Thrasher. Non essere testardo. Il recupero è stato tentato dalla Marina e non c'è stato mai niente da fare. Però... Che vi dicevo? Fatelo analizzare. La Marina lo troverà interessante. Basterebbe riempire lo scafo con quella roba... E sarebbe su come una palla di gomma. Aspetta, dove vai adesso? Ho un appuntamento con un amico, un tipo in gamba. Ho un battiscafo e fa immersioni a scopo scientifico.
Ah, a proposito, pagherò con i soldi che dovevano servire per avere questo. Il cliente è morto prima di incassare. Arrivederci, capo. È chiuso. Mm-hmm. Vogliamo andare? Questo è il relitto del Thrasher che fotografai 2 anni fa durante la prima immersione per conto della Marina. Sta ad una profondità enorme, tale da non permetterne il recupero. E le correnti sono molto forti. E in che qualcuno abbia rubato il Thrasher sostituendolo con un altro relitto. Sarei il primo ad essere felice di essermi sbagliato. Siete un tipo che non si smonta tanto facilmente, vero? Siamo molto vicini. Ora accendiamo i fari. È il Thrasher. Convinto? Dovrei vederne l'interno. È impossibile uscire da qui. A questa profondità la pressione vi schiaccerebbe come una sogliola. Però c'è un sistema. Quale? La mia telesonda serve per esplorare le grotte sottomarine
quando non si può penetrarvi con il battiscafo. E allora forza con la telesonda. Calma, calma. Vedremo l'interno del Thrasher. Questa non dovrebbe essere la sala di lancio. Credo di sì. Comunque ora la telesonda ce ne trasmetterà un'immagine più dettagliata. Guardate. Certo che è la sala di lancio, ma è vuota. E invece lì dovrebbero esserci 16 missili, capite? A testata atomica. Che idiota sono stato. Pensavo che avessero rubato il Thrasher e invece hanno rubato le 16 bombe atomiche. Volete dire che? Ne avete capito benissimo. Mentre noi stiamo qui a pescare, c'è qualcuno in possesso di 16 confetti imbottiti di megatoni. Che cosa pensate di fare? Qui sotto niente ormai. Dobbiamo risalire subito. Pronto? Pronto? Qui nave appoggio. Inizieremo tra poco la risalita. Preparatevi per la manovra di rientro. D'accordo, provvediamo immediatamente. A più tardi. Johansson, uno dei miei marinai. Se è accaduto qualcosa sarebbe peggio far vedere che ce ne siamo accorti. Dovrei uscire da qui prima dell'immersione. Bene, attraverso la camera stagna. Venite. Nella cintura ci sono le bombe di profondità e là sotto il micro respiratore. Porterò il battiscafo poco al di sotto della superficie. Come se fossero ancora dentro al Thrasher, in fondo all'oceano. Non possiamo accollarci i rischi di un trasporto. Io dovevo consegnarveli qui, su questa nave. Questi erano i nostri patti. I nostri patti non prevedevano l'intervento del servizio segreto americano, caro signor Zoltan. Finché sospettano di voi che siete un privato, poco male. Ma se sospettassero che il mio governo ne è implicato, sarebbe un guaio troppo grosso. Gli ostacoli non sono stato io a crearli, anzi... In ogni modo, d'accordo. Faremo come volete.
Avrete i missili a domicilio nelle acque territoriali del Ghana. Bene, così va. Un momento. Sino ad allora però la nave sarà ancorata in un porto che resterà segreto per tutti e specialmente per voi. Che intendete dire? Niente. Il vostro è un paese rispettabilissimo, ma come ogni paese ha agenti fidati e disposti a tutto. All'inizio di questa impresa ne abbiamo incontrati ben tre falsi frati, i quali, come forse già sapete, non hanno avuto molta fortuna. È una storia che non mi riguarda. Il nostro accordo prevede anche la consegna di qualcosa che è indispensabile per il funzionamento dei missili. È vero. Il propellente. Che cosa fareste se in questo momento decidessi di non fornirvelo più? Non scherzate. Avreste dovuto consegnarmelo a Parigi. E così sarà fatto, se voi volete. Io sono molto preciso nei miei affari. Anch'io. Molto precisa. Ci vedremo a Parigi. La data me la dirà Lady Chaplin. Ho con lei un appuntamento a Londra. La nostra amica sta per arrivare. Bene. Predisposto tutto? Sì, tutto come stabilito. D'accordo. La stavo aspettando, Miss Brown. Andiamo, lasci lì la Jeep. Sono entrate adesso. Bene. Sono riuscito a far agganciare il vagone verde in coda al convoglio. Il propellente là dentro. È chiuso in casse sigillate. Hanno dispositivi speciali le casse? No. Gli uomini di guardia sono 5 e stanno nella penultima vettura. Hanno l'ordine di non lasciare mai il loro posto. Comunque sarà meglio accertarsi che ci siano tutti prima d'agire. Le ausiliarie sono di testa. Allora, riepiloghiamo. Il treno passerà sullo scambio che ci interessa alle 22.50 circa. Io farò scattare subito il... Ho calcolato ogni particolare. È soltanto questione di secondi. Pertanto, prima di tutto dobbiamo fare una cosa. Regolare gli orologi, suppongo. E Malloy? Certo mi starà alle calcagna. Ma dovrà calcolare un rischio. Quello di vedersi piombare quei missili sulla testa è un rischio troppo grande, mia cara. E dovrà quindi cercarli, ma senza fare niente contro di me. Potrebbero distruggere un continente. Basta che io muova un dito. Un dito solo. E se scopre dove li hai nascosti? E come? Non ne avrai il tempo. Capisci? Nemmeno tu sai dove sono. Non lo sa nessuno. Quando avrò consegnato i missili e il propellente ai miei clienti, l'affare sarà concluso e non ci saranno più prove contro... Chiaro? Certo. Il nostro problema è uno solo. Fare presto. Scusate.
scusate, ma credo di aver sbagliato scompartimento. No, tu sei una donna fortunata, non potevi capitare meglio. Entra, entra. Va bene, d'accordo, ma chiudete il finestrino perché sto morendo di freddo. Non dirci che devi scendere alla prossima, eh? No, è tempo di bere un bicchiere, ce l'ho. Hai avuto una bella idea a sbagliare scompartimento. Mettici un po' di soldi, un whisky, dura di più. Di guardia? Dormono come angioletti, ne avranno sino a domattina. Documenti falsi e biglietti per il Sud America. Soddisfatta? Mi accompagnate all'aeroporto? È più prudente che andiate solo. Tornerò al mio albergo in taxi. Buon viaggio.
Buongiorno, signore. Buongiorno. Cerchiamo un profumo americano. Ne avete? Nell'altro reparto ne abbiamo un vasto assortimento. Volete accomodarvi? Bene, arrivati. Scoperto nulla sul propellente? Nessuna traccia, ma io sono convinta che sono già riusciti a farlo arrivare qui a Parigi. Non credere, tesoro, che siamo venuti qui solo per farti visita. Lo pensiamo anche noi. Mai visto questo tipo? Mi sembra di sì. L'ho visto una volta con Lady Chaplin. Sta facendo il weekend all'obitorio. Perché non arrestate quella donna? Ormai è sicuro che è lei. Lady Chaplin è cittadina francese. Ci ficchiamo in un pasticcio internazionale se non abbiamo prove certe. Già. Yeah. E le prove sono i propellenti e i missili con cui il signor Zoltan sta facendo i suoi comodi. Come regolarmi? Farmi assumere come indossatrice nel suo atelier finora non è servito a niente. Prenditela con lui. L'idea è stata sua. Con un po' meno di muscoli l'avrei fatta io, la manché. Quella casa di moda è la chiave di tutto. Dov'è ora Lady Chaplin? All'Hotel du Louvre, camera 32 con vista sull'Opéra. Di trattenerla mentre io darò un'occhiata alla sua stanza. Come? Il grande capo fa le perquisizioni come un agente qualunque. Beh, così mi sentirò più giovane. Vi servirà solo a questo scopo. Non troverete nulla. Non si sa mai. Nel peggiore dei casi ci metterò io qualcosa. Due martini. Uno per me e l'altro per la signorina. State bevendo martini, non è vero? Sì, molto secco. Ma guarda, abbiamo gli stessi gusti. Già, è sorprendente. Alloggiate anche voi in questo albergo? No, ma avrei voglia di fermarmici, almeno per una notte. Dopo aver pranzato con voi, naturalmente. Già, abbiamo un pranzo in sospeso noi due, ma disgraziatamente sono occupata fino a tardi questa sera. Con voi non ho mai fortuna. È il mio lavoro. Sono stato sempre contrario alle donne che lavorano. Il solito defilé? Appunto. Siete infaticabili. Buoni affari a Londra? Ottimi, grazie. La mia collezione ha avuto un grande successo e ho incontrato delle persone molto interessanti. Infatti, ne ho sentito parlare. Siamo di nuovo in ritardo, come sempre. Direi che hai aspettato me Guai, scusatemi, vado un istante al guardaroba ad asciugarmi. Voi mi aspettate qui? Certo.
Soddisfatta la curiosità? Non troppo. Ingegnoso quel Buddha televisivo. Non c'è nemmeno bisogno che mi diciate chi siete, tanto... Si vede subito che è un ladro. Ma... Zitto! Vi farò passare io la voglia di rubare nelle stanze degli alberghi. Fuori! Cavaliere! Direttore! Vieni qui, Mariolo. Non crederà di farla franca. Ma che razza di ambiente è questo? Uno lascia un attimo la stanza e quando torna ci trova un ladro. Fatelo arrestare. Che graziosa commedia. Il vostro amico però non recitava bene la parte del topo d'albergo. Può darsi, ma secondo me è meglio recitare male da vivo che bene da morto, come è toccato a Sir Hilary. Che cosa cercavate qui? 16 missili con testata atomica? Vedo che abbiamo delle conoscenze in comune. Già, ma se volete sapere dove sono, non posso accontentarvi, perché non lo so nemmeno io. Vuoi dire che se tu lo sapessi, me lo diresti? Non per i tuoi begli occhi, caro. Si potrebbe trattare, però. Lo sai o no? Non mi va la maniera forte. È l'unica adatta con una come te. Ne sei sicuro? Potresti trovare qualche altro argomento per farmi parlare. Ah, giochiamo agli innamorati adesso? No, sei troppo poliziotto per sapere come si fa. Perciò sarò più pratica. Ormai avete scoperto il mio ruolo in questa faccenda e non mi va affatto di finire in galera o peggio. Ho capito. Vorresti una bella dichiarazione di innocenza. Esattamente. Se ti conviene posso dirti che stasera dopo il defilé saprò dove sono i missili. E questo metterebbe a posto tutto, no? Metterebbe a posto tutto. Allora d'accordo. Poliziotto. Qualcosa non va. La parola poliziotto non mi piace. È l'unica adatta con uno come te. Ne sei convinta? Prova a smentirmi. Prova ancora. Mattina elegante. Numero 113, crema azzurra. Numero 80, fantasia spaziale. Numero 29, opaca. Numero 70, crema rosa. Numero 32, boulevard des Italiens. Cappelli di Roland, scarpe di Alberto. Sempre sotto chiave. E poi nessuno l'ha guardato. Sbrigati, tra pochi minuti tocca a te. Sono pronto. Venga qua che l'hanno. Ma cosa fa? E io? Ma tu vedi così? Ma guarda, ma no, guarda, no. Che calcio. Mi date delle Lady Chaplin. Quell'abito rosso con quel tessuto così originale, che prezzo ha? Spiacente, madame, ma il modello e l'intero stock del tessuto è già stato acquistato dalla signora. Oh. Vuole accomodarsi in direzione per gli accordi? Sera estivi. Pigiami palazzo. Numero 120. Fantasia lirica rosa. Numero 97. Penne gallo multicolori. Numero 128. Chiffon arabesque. Numero 130, crepe giallo-rosa aramage. Siamo riusciti a trasformare il propellente in un tessuto come questo. Si potrà farlo viaggiare più facilmente e senza correre rischi.
Il servizio segreto americano sospetta di noi, però, quindi ci interessa concludere l'affare nel più breve tempo possibile. Il tessuto è molto delicato, non è prudente tenerlo vicino al fuoco. In tutto sono 200 rotoli e si può ritrasformarlo in nitroguanidina con un processo chimico molto semplice. È ingegnoso. E soprattutto sicuro. Il carico è già all'aeroporto a vostro nome. La dogana lo ha avvistato senza il minimo sospetto. Ah, ecco qui i permessi di esportazione. Sono 10 milioni di sterline in pezzi da 5 carati, come avete chiesto. Avrete il resto alla consegna dei missili. Consisterà nella stessa cifra in biglietti di banca americani. Caterina, guarda qui la ciglia! Se Dio vuole è finita, sono stanca morta. Un aiuto, signore. Grazie. Lascia subito quel vestito. Sei troppo curiosa per essere una semplice mannequin. Thank you.
Sì? Molto bene, Arabel. Il defilé di ieri sera è stato un vero successo. Ma dove siete? Non importa. Devi prepararti a partire entro un'ora. Quelle stoffe sono già state spedite? Sì, sono già in volo, malgrado la ragazza che Malloy ti aveva messo alle costole. Ma che ragazza? Jacqueline, ha ucciso Constance. È meglio filare. Sii pronta a partire entro un'ora. Per dove? Corsica, ma stavolta andremo insieme. È l'ultima tappa? Esatto. È là che si trovano quei nostri gingilli. Oh, Dick! Ma che ti è successo? Sei ferito alla mano? Come vedi, la mano mi funziona ancora. Dobbiamo parlare di quella Jacqueline, non credi? Che modi, ma visto che mi facevi anche spiare. E avevo ragione. Quella ragazza è bruciata viva e la colpa è tua. Tua, capisci? Sei stato tu a coinvolgerla, se ti fossi fidato di me. Mi sono fidato anche troppo. Perché non mi hai detto che il propellente era in quelle stoffe? Perché le hai consegnate? Ho dovuto farlo, credimi. Era l'unico modo per sapere dove si trovano i missili. E ora lo sai? In Corsica, ma il propellente è già stato spedito. Se mentisci ancora... Devi credermi, me lo ha comunicato adesso Zoltan. Ho ordine di partire per la Corsica fra un'ora. Se un altro dei tuoi trucchi sta certo che sarà anche l'ultimo. Dovessi arrivare all'inferno per scovarti. Sempre in albergo, papà. Che notizie? I missili sono in Corsica. La ragazza e Zoltan stanno per partire. È sicuro? La fonte della notizia è Lady Chaplin. Una fonte un po' inquinata. Questa volta però credo che sia stata sincera. Alle brutte il transistor nella valigia ci dirà la verità. Funziona? Alla perfezione. Si sta allontanando dall'albergo, capo. Sembra diretta all'aeroporto Le Bourget. Dobbiamo seguirla in ogni passo che fa. Le nostre riceventi in Europa sono sintonizzate su questo segnale. C'è un aereo pronto anche per te all'aeroporto. Sbrigati e buona fortuna. Grazie. Arrivederci. A tutte le stazioni della rete Girasole. Parla Eston. Gli ospiti stanno per lasciare Parigi. Probabile direzione Corsica. Sintonizzate l'ascolto su questa rotta. Ripeto, sintonizzate su questa rotta. Aeroporto Le Bourget. Thank you.
Stanno volando per la rotta 729. Pronto? Chiamate Malloy. Ti chiamano dalla base, Malloy. Stiamo per decollare, capo. Ascolta, ci sono novità. Dirigono per 729. Ma non è la rotta per la Corsica. Ma non è la rotta per la Corsica. Hai indovinato. Infatti stiamo andando a Tangeri. I missili sono laggiù e anche la nostra cliente. Mi dispiace molto per il tuo amico poliziotto. Mi dispiace. Io non ti capisco. Veramente, sono io che non capisco te, Arabel. Che interesse avevi a tradirmi? Non è vero. Non negare. Constance ti teneva d'occhio, per ordine mio, come tu tenevi d'occhio lei. Per lo stesso motivo. Capo. Stanno sorvolando in cerchio su questo punto. Ci siamo, è la zona 731. Pronto. Passatemi Malloy. Pronto, Malloy. Sembra che stiano sorvolando in cerchio la zona 731. Forse si preparano ad atterrare. Cerca di stargli dietro. Per il momento dovrai agire da solo. È un paese straniero e un nostro intervento in forze potrebbe portarci a gravi complicazioni internazionali. Ti verremo in aiuto appena possibile. D'accordo, capo. Capo, abbiamo localizzato l'aereo sul radar. Passo e chiudo. Forse tu non mi credi, ma io volevo solo non farti perdere quel denaro. Il denaro, vero? Quando ti ho trovato eri soltanto una volgare ladruncola. Lady Chaplin. Bene, siamo quasi arrivati. Tra un po' atterriamo. Ci tenevi molto a scoprire questo posto. Volevi sapere dove erano i missili. E allora non ti deluderò. Ti farò un ultimo favore. Ci arriverai prima di me. No! Zoltan, atterro. Dal mio aereo si è lanciata una donna con un vestito paracadute. Sì, l'abbiamo vista. Scenderà circa mezzo miglio da qui. Cercate di raggiungerla ed eliminatela. Fate presto. Bene. Andiamo!
Stavolta aveva messo nel sacco anche te, l'amico, eh? Aspettami qui. Vengo con te. Non ci pensare nemmeno. Scoppiare 16 testate atomiche manovrando quel pannello. Vattene, Malloy, distruggerò l'intero continente. Sei un pazzo. Ah!
Soltan è morto. L'hanno ucciso i trasportatori. Ho temuto che il fuoco facesse esplodere le testate atomiche. Non è il fuoco che fa esplodere le atomiche, ma solo la follia degli uomini. No, la reazione non può avere inizio per il solo effetto del calore. Il dispositivo di scoppio si attiva innescandolo regolarmente. E della ragazza non mi dici niente? Non vedo l'ora di metterla in frigorifero. Ci ha fatto passare un sacco di guai. È stata sincera, ci ha aiutato. Saresti il migliore dei miei uomini, se non fosse per le donne. Devo pensare che aveste scherzato. L'appuntamento era per le 3, manca ancora un minuto. Boh, non te la prendere, piccolina. Ti dirò che mi sei veramente simpatica. La ragazza è in camera mia. La terrete in ostaggio fino a che non avremo i missili. Grazie per averci fatto arrestare quella donna. Non c'è di che. Anch'io mi devo considerare in arresto. Dove sono i soldi che hai rubato? Rubato? È una brutta parola. È stata una preda bellica, un'azione di guerra. Sono affezionata come ad un vecchio zio. Lui invece vorrebbe torcerti il collo. Una strana storia d'amore, no? Dov'è il denaro? Perché non provi a perquisirmi? È una buona idea.